Buonasera, TG Web 0766 News. Oggi ovviamente tutto è focalizzato su due situazioni. La situazione di cronaca, che è quella della palazzina evacuata via Regina Elena, saranno oltre qui 15 famiglie, non sappiamo bene esattamente quante civitavecchiesi dovranno dormire fuori dalla loro casa almeno stanotte per i controlli che i vigili del fuoco stanno facendo da stamattina. Una ditta, all'orario di una ditta, hanno sentito che delle crepe all'interno, che stanno ristrutturando l'appartamento, hanno subito avvertito le autorità che, visti anche i fatti da poco trascorsi a Roma del palazzo che si è sbriciolato due piani, hanno ovviamente per precauzione fatto sgomberare l'intero palazzo, messo in sicurezza il palazzo rispetto agli altri, però per dare via libera e rioccupare le case ci vuole ancora del tempo. L'altra notizia è ovviamente ancora le discussioni che sono nate dopo che il Consiglio Comunale sospeso e quindi senza conclusione, con tante bagarre, con minacce, botte, promesse e tutto quant'altro. Adesso domani c'è un altro Consiglio Comunale, non c'è ancora la data per quello sospeso venerdì, ma soprattutto c'è una nuova proposta presentata dalla minoranza compatta e unita a tutti e nove i consiglieri che hanno presentato e protocollato da qualche giorno una nuova proposta, cioè la nuova e nostra proposta per l'Enel, una richiesta di rivedere l'accordo con l'Enel e soprattutto la necessità che la nuova convenzione con la SPA elettrica passi attraverso la discussione del Consiglio Comunale. Questo è quello che si è detto oggi pomeriggio all'Aula Cutuli per presentare questa proposta di riprivatizzazione già protocollata dai nove consiglieri di opposizione. Una bozza di conversione, come hanno tenuto a sottolineare, che passa al vaglio del Consiglio Comunale e possa trovare in quella sede anche modifiche e miglioramenti. Un modo completamente diverso rispetto a quello di utilizzato dall'attuale maggioranza 5 Stelle, in un momento difficile per l'occupazione, hanno fatto andare i consiglieri di opposizione e con l'Enel, che rappresenta la prima fonte di occupazione insieme al porto. È fondamentale avere un confronto pubblico sul rapporto da restaurare con questa SPA elettrica. Tra le proposte più significative, il coinvolgimento dell'Eni in progetti ecosostenibili, oltre ovviamente alla tanto discussa AIA, considerando un obiettivo da raggiungere le osservazioni avanzate in data 23 settembre 2012 nel corso dell'istruttoria per il rinnovo dell'AIA. Rischiamo all'opposto, hanno concluso i firmatari della minoranza, di rendere ancora più drammatica la situazione economica del Comune. Così andrebbe in default. E poi, questa è la situazione, poi il sindaco, dice Mirko Pegozzi del Polo Democratico, ha messo tutti contro tutti per l'esponente dell'opposizione che all'inizio nei quasi due anni di amministrazione aveva solo seminato discordia. E quindi questo è dovuto al fatto anche alle accuse e anche al comportamento assolutamente poco ortodosso dell'assessore Savignani, che in maniera molto vigliacca, aggiungiamo noi, ha parlato da solo con i sindacati, non convocando né quei lavoratori né sindacati né altre persone, adducendo al fatto che rischiavano il posto di lavoro per il comportamento della minoranza. Cosa assolutamente non vera, probabilmente Savignani si scorda che quasi due anni fa, un anno e mezzo fa, ha fatto tanti proclami che poi per adesso non abbiamo visto assolutamente nulla di quello che lui ha detto che voleva fare. E questo riguarda un po' tutta l'amministrazione, perché qui parliamo solo di cose che non si riescono a fare, di cose che non vanno, di quello ha fatto quell'altro. Resta il fatto che con quella specie di accordo non accordo, come dicono loro, che non è un accordo ma solo un'attualizzazione, abbiamo riconosciuto 17 milioni di euro di debito con l'Enel e altri 7 che abbiamo chiesto in prestito, cioè 24 milioni di euro da ridare a un ente elettrico che sta inquinando e che inquinerà fino al 2034 anziché ricevere dei soldi. Abbiamo buttato via uno straccio di convenzione, qualunque cosa, che diceva che oltre 300.000 euro devono essere investiti nel territorio civitavecchiese. Questo, insieme al problema del CARA che ha fatto saltare il Consiglio Comunale, anche lì tutto imposto dall'alto, senza un minimo di trattativa, né far presente che Civitavecchia già paga 2.000 servitù, tutto questo è il rapporto
soldi che mancano, bilancio che il consuntivo che verrà fatto a febbraio, a marzo, a aprile, a primo ottobre dovrà essere presentato, e al quale mancano i 5 milioni di SGR, i 2 milioni del porto e i 7 milioni dell'Enel, che dice se non va in consiglio la Valerina, non viene approvato da un consiglio comunale, io rivolgo indietro i miei soldi. E quindi questa è la situazione, con ovviamente il vapore acqua dell'Enel che aumenta tutti i giorni. Quanto riguarda la vita civitavecchiese questo fine settimana, al ghetto la Movida un po' più calma, ma altro blitz, denunciate multe locali, due sanzioni per complessivi 3.500 euro, due segnalazioni al prefetto per due giovani trovati con poche quantità di hashis e una denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Questo è il risultato del blitz dei carabinieri dello scorso fine settimana. Poi c'è stato anche il lavoro per i NAS del nuovo cinofilo di Santa Maria di Galeria. Durante i controlli di varie attività commerciali sono stati sottoposti al sequestro sanitario per la distruzione 50 kg di carne suina e ovina prima dei taglianti di tracciabilità. Poi ancora Pantanelli Superstar, l'acqua che sgorga da tutte le parti a Civitavecchia, tranne che dai rubinetti, perché tante famiglie delle civitavecchiese nella zona appunto di Civitavecchia l'acqua non l'hanno proprio vista in questo fine settimana, per cui adesso vediamo, nonostante le rassicurazioni tecniche della Rundi HCS, dopo le numerose segnalazioni giunte sabato mattina alle varie redazioni, la giornata di ieri molte abitazioni di San Gorgiano, San Liborio, Cisterna, Faro, i rubinetti sono rimasti all'asciutta, colpa dei serbatoi che hanno impiegato tempo a riempirsi, dicono da HCS. Il responsabile afferma di aver riavviato il servizio a pieno regime nella tarda mattinata di sabato, dopo che il flusso era stato interrotto in via precauzionale per un'alta concentrazione di fanghi nei filtri dovuto alla piena del fiume Mignone. Dopo, nonostante queste rassicurazioni, tante sono state le segnalazioni, alcune di queste hanno anche sottolineato che il problema non sarebbe stato i serbatoi voi, ma sono tutti i quadri elettrici imbeccati. Ipotesi questa comunque smentita da responsabili di HCS. E veniamo alla nostra rubrica sul giornale di domani, lavoro un artista cieco, a cura del dottor Alberto Spappinato, psicologo e anche cantatore, la natura del desiderio e la mente. Quando il desiderio diventa un bisogno da cui secondo noi diventa la nostra vita, o quando si desiderano cose che non mutano l'anima ma la imprigionano, allora si perde la ragione. Questo è quello che ci sottolinea il dottor Alessandro Spampinato. Per quanto riguarda l'ascensore, la nostra rubrica speciale, facciamo salire questa volta la Presidente del Consiglio, Alessandra Riccetti, che ha avuto il coraggio di esporre il proprio pensiero, di sospendere, nonostante la contrarietà del sindaco e di alcuni membri della Giunta, la seduta del Consiglio Comunale, di non tornare giù nei tempi per poterla riprendere, cioè entro i 30 minuti. Ovviamente tutta la giunta pentastellata per l'ennesima figuraccia è quella che scende, perché tutto l'hanno mai visto tranne che un Consiglio Comunale sospeso per mancanza del Presidente del Consiglio stesso, soprattutto in una giunta monocolore, ha un unico colore, quello dei 5 Stelle. Per quanto riguarda la grande e ampia pagina sportiva Civitavecchiese, c'è ovviamente su tutte l'apertura della pallanuoto con la SNCN che perde in casa dai palermitani, abbiamo titolato la cassata servita, stregati dal Palermo che vince 9-7, 4 gol di Ciccio Lucascio, ma la notizia del giorno è che Zani dice che era entrato solo per 5 minuti nel primo tempo e poi non è più sceso in acqua, aducendo dolore a un dito. La cosa non è andata bene al tecnico Pagliarini e alla società, che invece lo voleva far ritornare in acqua perché secondo loro era ancora probabile per la partita. Di qui sembra la ricerca della società, che è a caccia di un nuovo straniero. Tecnicamente è possibile farlo entro sabato prossimo, che è la data dell'ultima giornata di andata del campionato. Poi la SNC potrebbe addirittura chiedere una prova, visto che giocherà l'ultima di campionato con il recupero del 27 di febbraio. Di certo i nervi sono super tesi, quindi al di là della sconfitta che ci può stare una partita giocata male, una sconfitta che comunque non ha avuto grandi ripercussioni sulla classifica, perché
Recchi e Salerno, il Renate è stato pareggiato 4-4, quindi è un punto solo indietro rispetto al secondo posto e deve però sempre recuperare una partita. Però è chiaro che gli altri cominciano a vincere, vedi il Catania adesso è a quota 16, a due punti dalla formazione cilecchese e sabato c'è l'ultima di andata proprio a Catania e poi anche gli altri con lo stesso Palermo già sono saliti a quota 14. Ma più che parlare del campionato e dei punti, oggi il tema è Zanetic sì, Zanetic no. Questo lo vedremo nel corso delle prossime ore, delle prossime giornate. Sempre per rimanere al calcio, invece il Civitavecchia prende una grande boccata d'ossigeno per la trasferta contro l'ultima classifica Fontenuovo, vince 2-0, due gol dopo per tempo. E quindi questa è la situazione, in classifica Monte Rosa ormai ha preso largo, continua a vincere 52 punti, poi Città di Fiumicino 41, Cregas 40, Tolfa che ha vinto 3-0, 39, poi Mariscoli 38, Acqua Pendente 37, il Tor Sapienza 36 che sarà il prossimo avversario al Fattori domenica prossima sul Civitavecchia e Poreale che ne hanno 34, poi Albas 31 e via via tutte le altre. C'è chi è in ottava posizione ed è ovviamente in ascesa. Il gol, la squadra di Staff è passata in vantaggio con Gallo a metà del primo tempo su assist di Capitano Alfonsi, poi nella ripresa del raddoppio nel finale di partita ad opera di Di Mario. Una buona gara, ha detto il tecnico Staff, su un campo difficile contro una squadra che ha bisogno di punti. Abbiamo sofferto sicuramente dando maggiore spazio ai padroni di casa, ma alla fine il risultato finale è ampiamente meritato. Questa è la dichiarazione del mister Nerazzurro, anche nella promozione alla CBC batte il Monte Spaccato e vede il salto di categoria, rinviato il match del Santa Marinella, qui la CBC ha 51 punti, Ronciglione 46, Monte Spaccato 43, quindi rimane solo il Ronciglione a ruota a 5 punti. 3 punti d'oro per la CSL Socce in prima categoria, con anche un buon pareggio casalingo per la San Pio X contro l'Atletico Ciglia. Per quanto riguarda la vittoria della CSL Socce sul campo della Fania Ricola bis Aurelia. 7 punti negli ultimi 3 giorni, quindi in classifica l'Indomita Commercia a 43, la Ciglia che abbiamo visto prima è 34, poi la CSL Socce è 31, mentre in coda la San Pio X sarà a quota 18 in terz'ultima posizione insieme al Centro Gian. Nelle giovanili del Civitavecchia la Ignoras cala il poker, batte per 4-0 il canale Monterano e poi vediamo un po' le altre situazioni. Abbiamo tornato sconfitti da ieri gli allievi Elite 1-0 del risultato finale a favore dei Sabini, vincono i giovanissimi regionali sul Palocco per 2-1 al termine di una gara combattuta. Per quanto riguarda la pallavolo, l'Ede Lasp che tanto aveva fatto bene contro la settimana scorsa, invece questa volta perdono 3-0 davanti al Club Italia e tornano in zona retrocessione. Non basta un grande carattere a incidere il Chiesi. Nella Margutta Asp va avanti tutte in Serie D, battono il Freeport e continua la corsa verso la Serie C, male il Cibu Poli. Poi nel basket, nell'anticipo di sabato, il C-Sild del Pirgi perde 88-63 a Ostia contro le Stelle Marine, quindi viene ricacciato indietro dalla zona playoff. Partita che ha visto in testa nel primo quarto i San Severini e poi invece si sono sgretolati nel corso del secondo periodo di gioco prendendo un parzialone di bene 17 punti di distacco. Poi terzo e quarto tempo sono scivolati via aumentando il divario tra le due formazioni. Invece con punti un po' asfittica nell'attacco ma con una caratteristica difesa la Stefa che accetta il pochissimo di vittoria, la quinta consecutiva e raggiunge già con 8 turni di anticipo i playoff. Ha battuto la triglia 54-43, la seconda volta che sono sotto i 60 punti di Civitavecchia, ma per la seconda volta tengono sotto i 50 la squadra avversaria. In classifica diciamo che la Tiber ha vinto a Sora, in testa, continua a vincere il Bisnova a punteggio pieno 36,
6, il Sola si ferma a 30, la Tiber mantiene questi due punti di vantaggio sui quarti, che proprio sono i cigli lecchesi della Stella, che hanno 26 punti. Poi ci sono tre squadre a 22, quindi più 4 dal quinto all'ottavo posto. Fuori dalla zona playoff c'è la Triglia, che ha 10 punti, proprio l'avversario sconfitto ieri sera, e su questo poi la matematica certezza dei playoff con 8 turni di anticipo. Il basket femminile, due fasce di vittoria per l'Ender Santanella e la dominante Patrick Gialloblu, entrambe le squadre fanno un altro passettino in avanti verso le posizioni di classifica. Santanella mantiene la seconda, che è quella che fa accedere direttamente ai playoff nazionali, mentre la dominante 94 tiene testa alla San Raffaele a quota 26 e quindi mantiene il terzo posto in classifica. In coda è il Latina, che vince. Per quanto riguarda la situazione degli altri sport, nel calcio a 5 il TD Santa Marinella che continua a volare, che rimonta il vincendo per 3-2 sul capo dell'Anguillar, Frusciante e Cadeghini tira l'effetto all'incrocio dei pali, capovolgono lo svantaggio iniziale di due reti, sotto di 2-0, poi vittoria per 3-2. Per derby Civitavecchia, l'Atletico Civitavecchia vince anche al ritorno il derby, nella partita giocata a San Liborio, il giallo si impongono per 4-1 sulla Rosante Pezzi, in rete Tiberi, Muzzoni e doppietta di Trappolini. Poi veniamo nello sport femminile con due grandi risultati, un quarto posto in A2 nella giornata a Rimini per la S-Gin, gara positiva con qualche errore, risultato finale che ci vede alla fine in quarta posizione, siamo comunque contenti, potevamo fare meglio, così il coach Camilla Ugolini. Nel sincro, buoni risultati della SNC e nazionali propaganda. E su quest'ultima notizia chiudiamo qui questo TG con le risultati sportivi, ricordiamo che a seguire ci sarà un'intervista a coach Conti, il filmato sul sincro con le interviste alle ragazze protagoniste e anche alcuni esercizi che abbiamo filmato venerdì e sabato presso il Palagalli, dove oltre 500 ragazze per 45 società si sono affrontati nei campionati.